Nel frattempo io ringrazio per la collaborazione nell'organizzazione dell'evento il Circolo di Cultura e la Proloco che assieme a Sedie Volanti hanno organizzato sala e dato supporto alla presentazione del libro del professore Liborio Centonza. Liborio. Siamo pronti? E allora io ho l'ingrato compito di fermare i relatori se il tempo di intervento dovesse andare oltre i 10 minuti. Non me ne vogliate, l'argomento è molto interessante. E già dalla presentazione dei video abbiamo visto che abbiamo un grandissimo patrimonio nel nostro territorio che va senz'altro valorizzato e la presenza numerosa di voi oggi pomeriggio in questa sala lo testimonia. Allora, io do la parola per il primo intervento al dottor Paolo Colianni. I valori della famiglia nel processo di formazione istituzionale. Prego. Sì, grazie, buonasera a tutti per essere intervenuti così numerosi. A me, io chiedo ammenda alla conduttrice di questo incontro, nel senso che chiederò 5 minuti di più, perché mi è stato chiesto di fare una cosa a me graditissima, che è quella di presentare, ahimè, non sono io che dovrei fare questa con cittadini che ormai conoscono da tanto tempo io lo chiamo il provocatore culturale, insomma, in qualche maniera di Barra Franca, e sono grato come dire al mio amico Liborio Centonza per avermi invitato a condividere con lui la presentazione di questa sua fatica letteraria, il lungo viaggio megalitico. Quindi chiederò 5 minuti in più se mi è consentito. E ho colto in questo invito sicuramente un attestato di stima, che è ovviamente ricambiata. Fermo restando che, sapete, io amo dire che la stima, si può voler bene una persona senza stimarla. Non la si può amare senza stimarla. Quindi la stima è un concetto che sta a monte del volersi bene. Quindi io certamente annovero Liborio tra le persone che voglio bene, come penso che lo voglia bene questa città, per quello che costantemente Liborio fa di culturalmente interessante. Penso anche che affrontare un tema così misterico come quello di cui stiamo parlando, cioè la storia dei nostri antenati, la storia delle pietre, come abbiamo visto, no? E sia, come dire, o hai la passione o non ce l'hai. Quindi è un fatto assolutamente passionale, per le cose che dirò probabilmente anche sta già dentro di noi prima che noi lo scopriamo. E leggo nelle cose che lui fa un dato fondamentale, e cioè la percezione che leggendo il passato ci si accorge che non c'è futuro senza una lettura del passato, non c'è futuro senza memoria. Guai a coloro i quali pensano che il futuro ai rottamatori umani. Guai ai rottamatori di esperienze. E presentare Liborio Centonza, ovviamente per me e alla sua gente, mi appare superfluo, per esempio ricordare le plurilauree di Salvatore, laureato in filosofia, in lingue straniere, si è occupato della parte anche umanistica, psicologica, ha acquisito tante conoscenze che servono a che cosa, amici miei? A fare una cosa che per lui forse è stata la cosa più importante,
a fare l'educatore. Cioè io penso che il suo attaccamento alle scienze umane, da uomo dotto e intelligente, sia importante, ricordando il suo vissuto di instancabile curioso dell'anima e ricercatore, soprattutto pedagogo. Io penso che lui abbia, in questa dimensione della ricerca del passato, io penso che Salvatore abbia fatto una grande ricerca. Ho detto Salvatore, scusate, Liborio, no, vi chiedo scusa. Vabbè, non so perché avevo. Vabbè, è stato. Ha salvato tante cose. Quindi il no, fra l'altro, stavo dicendo che nella ricerca che Liborio fa del passato, certamente c'è anche una, io penso, una ricerca introspettiva. E in questa ricerca introspettiva, per le cose che poi dirò rispetto agli aspetti della filogenesi e dell'ontogenesi, cioè io penso che studiando il passato cerchiamo le nostre radici, quindi per questo è importante quello che fa. E penso che i giovani che sono stati nella sua vita così importante abbiano segnato fortemente, come dire, con i tanti perché che gli avranno chiesto, hanno segnato tantissimo la sua vita. E confesso che quando mi chiamò per dirmi: Paolo, sai, vorrei che tu partecipassi in qualche maniera a questa presentazione, io gli dissi subito sì, perché a Liborio non potevo dire di no, ma preso dai miei impegni pensai, quando mi arrivò il libro, e pensai, ma adesso chi legge questo libro? E vi confesso di averlo fatto in una settimana, 4 giorni, e devo confessarvi che sento il bisogno di rileggerlo, e poi sento il bisogno di rileggerlo ancora, perché è talmente pieno di dati, di notizie, di informazioni, e così certosine, così attente, che meritano una attenta rilettura. E poi, lasciatemi dire, vedete, in Liborio si vede anche l'attaccamento alla scoperta. Lui è un viandante, come si dice in tedesco, cercatore? Nietzsche mi definiva Wanderer. Ma in tedesco come si dice il cercatore? Mia Zucker, perché mi ricorda Hermann Hesse quando scrisse Siddhartha e che definì, con questa parola strana che io non so ripetere, che è appunto il cercatore. Allora mi piace vedere Liborio come un cercatore degli altri, della memoria, della storia, ma anche un cercatore di se stesso. Mi sembra di aver colto, non so i colleghi che parleranno dopo di me, nella stesura e nella impostazione complessiva di questo libro, per chi avrà la fortuna di leggerlo come pillole, una dopo l'altra, le pagine, che parla una persona fortemente laica, una persona fortemente... lui ogni tanto dice di essere ateo, io riscopro nel suo essere ateo una profonda religiosità, e quindi vedo che in lui c'è questa laicità e anche una non ortodossia, una ricerca della verità che lui stesso sa che non è possibile trovare, figli del dubbio come siamo tutti noi. E devo dirvi che questa visione laica mi aggrada, mi fa piacere, perché mi consente, non vorrei essere un provocatore, di dire una cosa importante, cioè che la verità non esiste. La verità è una creazione dell'uomo. Tutto ciò che è osservato è funzione dell'osservatore. È l'osservatore che crea la realtà. Io ho scritto un piccolo saggio sul
che ha per titolo L'infinito della formica. Dovete sapere che io faccio lo psicoterapeuta, l'ipnologo, mi occupo, sono un medico che studia e indaga l'animo umano. E un giorno un mio paziente disse: sai, dobbiamo osservare, devi osservare quelle formiche, quel formicaio che sta fuori casa mia in campagna. E lui, dopo un momento di sbigottimento, andò a guardare le formiche, tornò dopo un'ora con le gambe sbucciate e mi disse: dottore, dottore, so, ho visto queste formiche che camminavano, sono andate lontano, 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 e poi, però poi c'era una formichina che è uscita dalla fila, ha preso una pagliuzza che era 10 volte più grande di lei ed è tornata indietro, due sono uscite dalla fila e l'hanno aiutata, l'hanno spinta e l'hanno aiutata, ma sa che è arrivata al formicaio. Io pensavo dopo 100 metri di distanza che non sarebbe arrivata, e invece è arrivata. Io gli dissi: vedi quanto è straordinario che persino le cose più piccole, più banali della nostra vita sono importanti, fanno delle cose importanti, e tu perché ti devi sentire depresso? E dice: ma sa, una cosa l'ho capito, che le formiche fanno una lunga fila perché poi quando devono tornare indietro seguono la corda. Ho detto: sì, bellissimo, però io non ti ho chiamato e non ti ho fatto osservare le formiche per questo. Ti ho fatto osservare le formiche perché avevo una domanda da farti. Ti sei mai chiesto qual è l'infinito della formica? Ti sei chiesto quali sono le stelle della formica? Mi sei tutto veramente, io sta cosa non me la sono chiesta mai. E sai perché te lo chiedo? Perché ognuno di noi ha occhi per vedere il mondo e il proprio infinito, ha occhi per vedere la propria realtà, e ognuno crea ciò che osserva. Per cui quando da me viene uno che mi dice: buongiorno dottore, sono Napoleone Bonaparte, qualcuno può già ridere, io no, perché lui è Napoleone Bonaparte. E pertanto capite quanto conoscere la realtà, affrontare la realtà è qualcosa di straordinario. E arrivo però al dunque della mia, di quello che mi è stato indicato come riflessione. Perché io mi sono posto un problema. Io ho fatto un lavoro sul sogno e mi sono chiesto: ma che cosa sognavano i nostri megalitici? E la Lusi, che fu trovata 3,5 milioni di anni fa, ma che cosa sognava? E che cosa poi la generazione successiva? Sapete, il sogno, lo dico brevemente, ha secondo me 3 elementi fondamentali. Un sogno superficiale, che è la continuazione della vita. Vi sarà capitato, quelle ragazze, quando tutti siamo stati innamorati, quando andavamo a letto sognavamo la nostra ragazzina con il pigiamino a pallottoline, continuavamo a sognare, e c'era là con il baby doll, dice qualcuno, sì. Ed è il sogno superficiale, cioè il sogno che continua la realtà. Poi c'è un sogno che è il sogno più profondo, quello simbolico. Noi in alcune aree del nostro cervello abbiamo una sorta di cassetti che andiamo a rovistare e diventiamo dei registi straordinari. Però io ho scoperto una cosa che secondo me va assolutamente approfondita in termini etnici, etnologici, e anche nell'ambito psicologico dell'evoluzione psichica, che esiste un sogno archetipale, esiste un sogno che ci fa apparire, come dire, delle immagini che rappresentano la storia che non abbiamo vissuto noi. In termini, oggi esiste la epigenetica che studia la capacità di capire i sogni, la propria, di avere un imprinting sui propri cromosomi. Però il sogno archetipale è un sogno che viene da lontano, che viene dalla storia dell'umanità. E sapete come l'ho scoperto? Facendo un lavoro con il professore Drago sul sogno dei ciechi nati ciechi. Mi ero chiesto: ma cosa sognerà un cieco? E allora, andando a fare uno studio attento con 3 coorti di pazienti, abbiamo visto che il cieco nato cieco sogna esattamente, accende le stesse aree corticali
esattamente, si chiama hot zone, che è una zona, come dire, occipitale, accende esattamente le stesse aree del sogno che fa il vedente che è diventato non vedente da 10 anni e un'altra corte di pazienti di vedenti. E cosa sogna? Perché si accendono queste aree? Pensiamo che vi siano dei cassetti dei ricordi, dei cassetti mnemonici che abbiamo in una zona che abbiamo chiamato ultimi prati o zona di confine, nel quale noi, così come trasmettiamo le nostre, come dire, l'aspetto, come dire, genetico, il nostro genotipo, lo trasmettiamo per quanto riguarda l'altezza, la bellezza, perché ha la fortuna di esserlo, o avere i capelli e non averli, perché avete la fortuna di averli, alla stessa maniera trasmettiamo degli spike, delle immagini. Tant'è vero che se vi capita di chiudere gli occhi, fate questo gioco, vedrete che non esiste il buio, ma esistono delle fasce, dei fotogrammi che, ecco, questo mi sembra molto interessante nell'ambito dello studio dell'umanità. Vado veloce, mi interrompe adesso quando può. Esiste poi il cambiamento, il cambiamento degli uomini. Pensate, ho letto grazie a te, dovendo andare a studiare, che ci hanno preceduto circa 25 miliardi di uomini. E cioè in Africa abitavano 10.000, hanno fatto un calcolo per cui hanno preceduto questa umanità 25 miliardi di uomini. E mi sono chiesto, ma che cosa è accaduto? Darwin nell'Ottocento pensò, e questo viene riportato molto bene nel tuo libro, pensò che noi eravamo figli della casualità e figli dell'errore. Pensate, noi procediamo per errori. I cromosomi sono così, no? Si dividono in due cromatidi e quando si vanno a duplicare per nell'ovocellula con lo spermatozoo, nel fare questa operazione di copiatura sbagliano. E sbagliando che cosa succede? Che tu con il DDT ammazzi 1.000 formiche, ma ce n'è una che non l'ammazzi. E quella che non l'ammazzi è stata fortunata perché è figlia di un errore. Perché i cromosomi hanno trasmesso qualcosa di diverso. Ma può essere mai però, io mi sono chiesto, perché questa Darwin e il neodarwinismo è stato straordinariamente importante nell'Ottocento. Però io mi chiedo, può la coscienza, può l'amore essere figlio di un errore? Possiamo mai immaginare che questi cavernicoli, che stavano, come dire, nelle loro tane, insieme agli altri animali, può essere che la coscienza, l'amore, la sensibilità, le affettività siano nate d'un tratto perché c'è stato un errore cromosomico? Io penso assolutamente di no, ho finito. Io penso assolutamente di no. Io penso invece che il cambiamento, esistono due tipi di cambiamenti che avvengono da un punto di vista filogenetico e da un punto di vista ontogenetico, cioè la storia dell'umanità e la storia di un uomo. Dovete sapere che dentro di noi abitano 30.000 miliardi di cellule e sono meravigliose, parlano, discutono tra di loro, si incavolano, si ammalano e hanno dei rapporti anche affettivi. Mi piace pensare che nell'universo ci siano 30.000 miliardi di astri e mi piace anche dire quello che viene detto nel libro di Liborio, che l'uomo sta tra il cielo e la terra e stando tra il cielo e la terra ha un compito, quello di definire il tempo e lo spazio, categorie che non esistono ma che sono delle categorie che l'uomo ha dovuto interpretare, realizzare per vivere. E allora, diceva Henry Bergson, l'unica citazione, anzi due citazioni, dice, che era premio Nobel della letteratura, che demolisce il pensiero
di il pensiero, come dire, negativista, riduzionista dell'evoluzione ottocentesca darwiniana, e dice: la coscienza appare il principio motore della evoluzione. Se le nostre analisi sono esatte, all'origine della vita vi è la coscienza, e quindi, o meglio, dice lui, la supercoscienza. E poi invece Eric Aschid, un astrofisico importante che vi invito a leggere, dice: la vita non sembra più un fenomeno che emerge nell'universo, ma è l'universo stesso che sembra diventare sempre più vivente. Quindi capite quanto questi concetti ci debbono fare pensare, come le pietre che Liborio studia con tanta sapienza, hanno un'anima, come le pietre che lui studia sono state il ricovero di questi uomini. Ed è vero che la famiglia nasce nell'età megalitica, è vero che poi nascono i rapporti familiari, cominciano a diventare e a statuirsi dal 5000 in poi. È possibile che l'agricoltura, quando gli uomini andavano a cacciare, poi invece stavano lontano dalla famiglia, e la sessualità era la poligamia. Ebbene, sapete, ancora oggi abbiamo la poligamia. Abbiamo la poligamia nei paesi, anzi, forse più persone nel mondo vivono la poligamia rispetto alla monogamia. Abbiamo la poliandria. E la poliandria non è una brutta parola, è donne che hanno più uomini nelle aree indiane. E allora vedete la parità finalmente. Allora ancora oggi abbiamo questo, e noi ci meravigliamo se per un lungo periodo, per milioni di anni gli uomini sono stati figli di tre cose, tre categorie: la ragione, le emozioni e l'istinto. Queste tre cose sono tre cose nobilissime dell'uomo, soltanto che la Chiesa, ahimè, ha fatto diventare l'istinto come se fosse, vado retro a Satana, o qualcosa di satanico. L'istinto è lo strumento riproduttivo, è la cosa più bella, quando un'ovocellula e uno spermatozoo si incontrano e avviene il miracolo, il Big Bang, che nell'universo era un miracolo, avviene nelle cellule, e non ci accorgiamo che il miracolo avviene ogni volta che nasce un bimbo. E non ci accorgiamo che, così come il Big Bang era atemporale, a spaziale, non sappiamo nulla perché è avvenuto. Alla stessa maniera c'è un momento in cui l'ovocellula con lo spermatozoo diventano, come dire, qualcosa che esplode come in un Big Bang. E sapete qual è il miracolo? La differenziazione. Mentre nella differenziazione dell'universo si formano le lune, i satelliti e i buchi neri, nella differenziazione dell'uomo si formano le varie cellule che costruiscono questo corpo, che è l'esempio più alto della multietnia. Ecco allora la famiglia, e ho chiuso davvero, ecco che allora la famiglia non è un accadimento che accade, è la scelta della coscienza. C'è stato un momento nella storia dell'umanità nella quale gli aspetti dell'affettività, che non è il possesso, state attenti, l'aspetto dell'affettività è emerso. La prima lacrima di un uomo che è nata quando ha visto la propria donna morire è il primo status emozionale, perché se è vero che esiste l'istinto, è vero che esiste l'emozione, è vero che dall'Homo sapiens in poi, il cervello, che era più grande di quello nostro, era 1,6 kg, il nostro era un po' più piccolino, però aveva meno ramificazione, serviva a costruire la ragione dello stare insieme. Con questi spunti di riflessione ringraziamo il professore, il dottor Colianni, per l'ottimo intervento. Non vorrei che stanotte io sia il suo incubo, dottore. Allora.
Allora, adesso presentiamo l'intervento dell'architetto Pasquale Ingala, il rapporto tra istituzioni e patrimonio archeologico. Prego. Dopo questo breve excursus di Paolo, credo che devo essere molto più sintetico rispetto a quello che già mi ero prefissato di fare. Allora, intanto ci tengo a portare i saluti del Presidente dell'Ordine degli Architetti, al caro amico professore Centonze. Porto anche i saluti del Soprintendente Beni Culturali della provincia di Enna, l'architetto Ueli, e i miei saluti personali. Perché questo? Perché da una vita che seguo le vicende del professore Centonze. Oggi credo che con la presentazione di questo libro, di questo saggio, lui ha toccato un po' l'apice della sua ricerca. Perché, così come gli ho detto quando ci siamo appena incontrati qua dentro, ho detto che leggendo questo libro uno riesce a fare un viaggio da Occidente a Oriente, soffermandosi molto sulla Sicilia, sulla nostra bella Sicilia. Detto ciò, entro un po' nel vivo di quello che mi è stato chiesto di dire. L'archeologia negli anni, nei secoli, è sempre stata una materia oggetto di studio e si è cercato sempre di normare in un certo modo gli interventi da fare all'interno delle varie aree. Noi dobbiamo pensare che già dai Borboni cercarono di realizzare un qualcosa a livello normativo che potesse tutelare ciò che il passato ci avesse tramandato. Però per avere proprio una normativa vera e propria che comincia a parlare di beni culturali, di tutela dei beni culturali, si arriva al 1939, in pieno periodo fascista, e in quel periodo si pensò bene di tutelare tutto quello che c'era da tutelare, anche se noi sappiamo benissimo, qui in sala c'è presente qualche architetto che ha studiato un po' storia dell'architettura, nel periodo fascista furono demolite molte architetture di valore per far dar spazio ad altre architetture di stile razionalista, quello che vogliamo. In seno a quella legge si diceva tutto, ma non si diceva tanto, perché alla fine noi dobbiamo partire da un punto fisso e un punto fermo. La Sicilia, o meglio tutta l'Italia, è una zona archeologica. La Sicilia in particolare, perché la Sicilia, come noi sappiamo benissimo, è stata oggetto di varie dominazioni, le abbiamo passate tutte. Io dico sempre simpaticamente, siamo il popolo più bastardo che c'è sulla terra, scusate il termine, ma è la verità, perché tutti sono passati dalla Sicilia, essendo qui nel crocevia proprio di tutte le civiltà, ce le siamo fatte tutte. Tant'è che basti vedere come siamo combinati, partiamo dal biondo occhi azzurri a quello con occhi neri, no, lui sì, lui è normanno, no, lui no, non c'è, arabo, più arabo lui è, arabo spagnolo. Con la legge del 39 si cercò di normare un pochettino, diciamo, tutto quello che era all'interno, veniva inteso come bene, sia bene archeologico che bene paesaggistico, eccetera, eccetera. Negli anni poi ci fu una piccola e lenta evoluzione di questa normativa fino ad arrivare al 1985, quando uscì la famosa legge Galasso. La legge Galasso, che cercò un po' di rendere più chiaro i limiti di questa legislazione, la gente fin dove poteva arrivare o chi era in possesso di qualche bene archeologico o paesaggistico, fino a dove poteva, diciamo, muoversi. Ma anche questo non ha aiutato moltissimo il nostro territorio, perché negli anni si è fatto e si è disfatto di tutto, perché abbiamo distrutto delle preesistenze spettacolari. Parlando del megalitico, il mio ricordo va subito su Monte Manganello, a due passi da qui. Poco fa il professore Centonze parlava di Monte Navone, che di rimpetto a Monte Manganello. Lì anni fa abbiamo fatto delle bellissime scoperte del periodo megalitico, delle capanne, eccetera, eccetera. Quanti di voi sanno che lì c'è un sito archeologico? Credo in pochissimi. Tutti parlano di Montagna di Marzo, ma non parlano di Monte Manganello, che è proprio a neanche un chilometro via d'aria. Fatto ciò, nel 2004 finalmente il legislatore, con il famoso decreto legge o testo unico sui beni culturali, finalmente si è cercato di fare chiarezza
sulla conservazione, sugli interventi che si possono fare e su tutto quello che può ruotare all'interno dei beni culturali. Il nostro patrimonio purtroppo, io dico purtroppo, è molto vasto, perché si parte io partirei prima ancora dall'etnoantropologia. Poco fa, guardando le immagini che il professore Centonze ha sapientemente montato, ci ha fatto vivere, a me venivano in mente altri ricordi, nel senso che siccome ho avuto modo di studiare bene l'etnoantropologia riguardo a Miniere di Zolfo, allo status, dovete sapere che le nostre origini anche del Barrese sono di minatori, anche non solo di contadini. E ad esempio, guardando la miniera, o meglio la grotta che è stata menzionata, quella incontrata a Torre, a me dava l'impressione più di una discenderia. Perfetto, una discenderia più che di un aggrottato che poteva essere un percorso per portare una tomba o qualsiasi altra cosa. Anche perché parlavamo qui con il dottor Palacino, proprio vedevamo la vicinanza anche dei forni Gil là vicino. Detto questo, naturalmente cosa significa? Che dovremmo avere anche la possibilità di, questo mi rivolgo a chi ha a che fare con i ragazzi sempre, diciamo voi insegnanti, dovreste un pochettino più sensibilizzare l'animo dei ragazzi su tutto ciò che ci sta attorno, naturalmente, perché è una cosa importante. Poco fa il dottore Poloianni diceva una cosa molto bella, che è quella di trasmettere, tramandare ai nostri posteri le nostre memorie. Le nostre memorie non sono quello che scriviamo, ma quello che lasciamo a livello di segni. Il lavoro che ha fatto qui il professore Centonze non è altro che un piccolo segno, ma secondo me di grande validità, perché non fa altro che... Allora, qui io dico soltanto, possono essere condivisibili o no le sue idee, però in quel momento che uno legge quel libro, lui ci accende una lampadina in testa, ci fa venire il dubbio, ci dà la possibilità di poter appurare se veramente quella può essere o meno la cosiddetta verità di cui si diceva. E questa è un'altra cosa importantissima, perché in questo momento che oramai tutti sono un po' disabituati a prendere in mano un libro, cioè pagine di carta, perché tutti oramai siamo abituati, la cosa più facile è un tablet, un computer, qualsiasi altra cosa, e non sentiamo più l'odore del libro, in questo momento è importante il messaggio che ci viene lasciato, cioè tramandato così dal professore Centonze, così come tutti gli altri scritti che lui ha avuto modo di, che ho letto puntualmente, tranne quello che era enorme, cioè, questo lo devo dire, cioè, mi sono fermato a metà del cammin della mia vita, cioè. Allora, perché ogni qualvolta che lui mette in campo un suo saggio c'è un fiume di informazioni, c'è dentro di tutto, ed è perché lui dà la possibilità a ogni lettore di farsi la sua strada all'interno del suo saggio, e questa è la cosa buona. Non è tanto, cioè, il libro in sé, io mi leggo il raccontino e finisce lì. E mi è piaciuto tanto, in seno alla lettura che ho fatto, la descrizione che hai dato tu di Cerere. È bellissimo, quando tu dici, ed è molto apprezzabile, che Cerere è stata la dea di passaggio tra la dea metafisica, del megalitico, eccetera, eccetera, con la dea terrestre. In quel momento c'è stato il punto di passaggio, quando l'uomo comincia ad avere delle figure compiute di Dio. E questa è una cosa molto... cioè, si leggono questi messaggi in maniera subliminale, dico, perché poi alla fine è questa cosa. Per questo dico, ognuno di noi che legge il suo saggio alla fine trova la strada di interpretazione di quello che realmente vuole. La normativa oggi purtroppo non tutela assolutamente, lo devo dire, perché sono... un operatore del settore, non tutela assolutamente i beni né archeologici né architettonici né etnoantropologici, assolutamente, perché la legislazione non è così ferrata, non è così precisa e puntuale da mettere un capestro a tutto quello che succede attorno a un bene. E questa è la prova provata della grotta che abbiamo visto, la grotta di Al-Kaziz, perché lì ci siamo stati in compagnia di un archeologo, un altro amico mio che
ha voluto visitare il sito e il signore Munda ci ha dato la possibilità di visitarlo, è un'isola là separata, tutto attorno c'è la devastazione, nulla togliendo al lavoro che si fa, che fanno purtroppo per mantenere le famiglie, chi fa naturalmente, però lì c'era un sito di notevole interesse archeologico, non solo per la grotta ma tutto quello che sta dietro la grotta. Lì c'è, se uno fa due passi trova vasellami, cocciami vari rotti lì lungo tutta la superficie, così come avviene anche nella zona che hai detto di Contrada Chelsea. Hai ragione a dire Chelsea, perché anche sull'IGM è indicata come zona Chelsea, sì. E lì è una zona tra quelle che noi abbiamo individuato come zona di interesse archeologico. Dovete sapere che sono state, al fine di un po' contenere questo fenomeno dilagante di distruzione di beni culturali, lo strumento della 04, cioè della 42 del 2004, è proprio stato quello di poter individuare delle zone di interesse archeologico laddove gli interventi devono passare prima dalle sovrintendenze e devono essere normate in un certo modo. Tant'è che nella zona di Chelsea, là, del giardino Chelsea, lì c'è, vi invito sempre al solito di fare due passi lì nel territorio, troverete proprio un tappeto di vasellami e cocci a terra. Cioè, lì ognuno si potrà chiedere che cosa c'era, se c'era la casa del console o se c'era qualsiasi altra cosa, perché in base poi alla datazione che si dà al cocciame si arriva lì. E così vi potrei dire altre zone, tutte attorno al paese di Barrafranca e tutte all'interno del nostro territorio, perché il territorio di Barrafranca, signor Sindaco, è piccolissimo, non è un territorio enorme, però è ricco di storia e di testimonianze che tutt'oggi purtroppo stiamo un pochettino cancellando. Ognuno ci mettiamo del nostro, cioè ognuno facciamo la nostra buona opera di distruzione al fine di non propagare, di non mandare, diciamo, tramandare ai nostri posteri la nostra memoria. Detto ciò, professore, la ringrazio e speriamo appresso un altro libro, no? Ringraziamo l'architetto Pasquale Ingala, che è rimasto nei tempi, ligio. E passiamo all'intervento del professore Carmelo Orofino, considerazioni di antropologia nel megalitico. Prego. Buonasera. A questo punto, anziché fare discorsi ampi, bisognerebbe parlare del libro, visto che è una presentazione del libro. E allora, prima di fare qualche osservazione di tipo antropologico, vorrei dire qualcosa su questo libro. E la cosa che mi sorprende, come altri libri di Bobo Cendonze, è la grande capacità di essere enciclopedico. È un libro impressionante per la riduzione, che ti rimanda costantemente, ti costringe a rivedere le tue opinioni e a rimetterle in discussione. E questo è un bene. Ma non solo questo, l'enciclopedismo sì, ma anche l'approccio è pluridisciplinare, contemporaneamente. Ciò che affronta lo affronta da un punto di vista storico, da un punto di vista filosofico, ma anche di antropologia o di storia della religione o per le fasi più antiche, chiaramente, dei culti. E questo è uno dei punti di forza. L'altro punto di forza è la capacità, appunto, di creare in chi legge dei dubbi. D'altra parte, senza il dubbio, saremmo ancora a pensare che la Terra è piatta, come qualcuno ancora ci crede, perché non si è posto questo problema. L'autore quindi insinua costantemente, lo diceva anche l'architetto Ingala, che insinua un dubbio che è un dubbio critico. Anche gli assunti di Darwin, che saranno però assodati, recentemente sono stati messi in discussione, nel senso che bisogna pensare a una pluralità di linee di evoluzione e che lui segue. È un processo quindi molto più complesso di quanto si pensasse in un primo tempo. Terzo punto di forza, chiudo, è da meritorio, molto meritorio, la grande attenzione che l'autore mostra per il territorio dell'entroterra siciliano, sia perché ci vive, sia perché effettivamente è denso di emergenze archeologiche.
E quindi questo lo fa cercando, scoprendo e riscoprendo tutte le emergenze archeologiche preistoriche e protostoriche presenti in quest'area. A questa attenzione sua c'è anche un impegno di collocare questi reperti sull'asse della storia o della protostoria e di mettere in collegamento anche con cose che si trovano in località molto distanti, diverse, lontane. L'ultima scoperta è quella della coesistenza di emergenze simili tra le Canarie, dove si trovava in vacanza e non si è rilassato, ma si è messo a fare lo studioso anche durante le vacanze, e la Sicilia. E che è la grande intuizione di questo libro è quella che dire che le civiltà del Mediterraneo in realtà non si chiudevano con le colonne d'Ercole, neanche in epoca protostorica, ma proseguivano oltre, per il limite del possibile, cioè verso le Canarie. Allora, andiamo a vedere quali sono gli argomenti di questo libro. Intanto bisogna definire che cosa si intende megalitico. Grande pietra. È una civiltà troppo vaga come concetto. Va da 350.000 anni fa a 2.000 anni fa, in certi punti, ancora si costruiva con le pietre a secco. E quindi i reperti che si trovano, riferibili al megalitico, questi sono i dolmen, che sono due pietre con un asse superiore, i menhir, la cosa più semplice, una pietra sbozzata e invista nella terra, ma è un segno forte, un segno dell'intelligenza dell'uomo, della volontà di collegarsi con la divinità, con chi ci ha creato. Cercando riferimenti, anche, va bene, e quindi la cultura megalitica praticamente nel nostro territorio è ampiamente testimoniata. Io sono stato a Pietra Persia, ho visto per esempio delle cose molto, molto, molto interessanti, anche da noi. Il testo quindi mostra la diffusione di questa cultura megalitica nelle nostre parti. Ma chi erano i popoli che vivevano da queste parti? Allora, qui il libro fa riferimento quasi con molta forza ai Sicheles o Sicheles. Chi sono? E questa è una bellissima domanda, a cui non ci sono risposte, o meglio, ce ne sono parecchie. I Sicheles vengono identificati con i popoli del mare, è una nebulosa, va? I Micenei, i Numidi, i Fenici, i Marsigliesi, una serie di popolazioni che vivevano nel mare. Ma chi erano? Altri dicono che addirittura i Sicheles non erano altro che i Siculi. I Siculi è un altro toponimo, un altro modo di definire i Siculi, da un mitico re Siculo che arrivarono in Sicilia da Oriente, dalla parte di Catania, spostandosi verso l'interno in un lungo periodo, scacciando le precedenti popolazioni autoctone, chiaramente con una cultura, anche se all'età della pietra, molto più evoluta. Questo fenomeno sarebbe avvenuto nell'età del rame e nell'età del bronzo. Infatti dal lungo percorso che si va da Gela fin qua, ovunque ci siano questi acrocori, anche proseguendo verso Caltanissetta, ci sono delle grotte a Fornetto, dappertutto, basta che si vedano questi cumuli di rocce bianche, e si indaga, si trovano, a qualcuno è molto evidente, andando per la via di Galati, si vede vicino alla miniera di Galato proprio una cavità, quasi a utero materno, che è una grotta. Va bene. Quindi di questi Sicheles si sa che se sono i Siculi, provengono, secondo gli ultimi studi proprio recentissimi di D'Angelo, un certo Claudio D'Angelo, un libro che è uscito da poco, pare che verrebbero da Mar Nero, dove sarebbero arrivati, chiaramente provenendo dalla valle dell'Indo, se sono indoeuropei, no? Sarebbero arrivati nella valle, da lì si siano diffusi in tutto il Mediterraneo. E tra queste popolazioni, quindi anche i Micenei, la nostra similitudine, invece, i popoli che sono a noi più vicini, come di questa fase di evoluzione, sono i Liguri, per cui molto spesso si pensa che invece gli europei siano venuti dalle Alpi e siano scesi. Sono due teorie, una che dice che sono scesi, come poi in epoca successiva, dopo i Romani, vennero gli Eruli, i Vandali, gli Ostrogoti, da nord verso sud, altri dicono che siano arrivati in Sicilia viaggiando via mare, il che fa supporre che ci fossero delle abilità di navigazione molto più avanzate di quello che noi ipotizziamo. E questa è una linea di tendenza che va sempre più a confermarsi, anche perché altrimenti non si spiegherebbe come sono arrivati in Sardegna. Cioè a nuoto è difficile arrivarci.
devono avere un sistema, e sicuramente i nuraghi sono di epoca megalitica, sono pietre grandi messe a cono. Come ci sono arrivati in Sardegna? Non ci sono nati là, o sono nati lì e si sono, hanno continuato a procrearsi per milioni di anni, oppure ci sono arrivati via mare. Quindi bisogna presupporre che ci fosse della capacità di navigazione molto molto più evoluta di quello che si pensa, e questo spiega come si sono arrivate alle Canarie, o addirittura qualcuno, ho letto io, anche alle Azzorre, o addirittura a Puerto Rico dall'altra parte dell'America. Quindi non solo il Mediterraneo, ma tutto l'Atlantico pare che sia stato attraversato in epoca remota. D'altra parte è stato fatto l'esperimento, di viaggiare nell'Atlantico con una barca fatta di giunchi, di papiro, e una volta è fallito l'esploratore, una volta ci è arrivato. Quindi a questo punto veramente c'è da riscrivere un po' tutto ciò che sappiamo dalla preistoria, e tutto ritorna a essere sotto un punto interrogativo. Non ci sono dati acquisiti certissimi a questo punto, perché quello che si trova alle Canarie effettivamente ci sono i menhir, ci sono anche forme di i nuraghi, ci sono i nuraghi come in Sardegna, ma proprio i cadaveri che si trovano sono di provenienza indoeuropea. E questo spiega come mai siano di dimensioni elevate. Infatti la prima volta che vedo là c'era una popolazione di 1,80 m, 1,90 m. E invece studiando, da vedere, ho visto che effettivamente questo era così. Quindi, tra l'altro, questa popolazione, questa statura, agli autoctoni dovrebbero sembrare effettivamente dei giganti. E queste sono nate una serie di leggende, di popolazioni altissime, gigantesche. Ma quindi sono arrivati alle Canarie evidentemente via mare, e forse o si sono dispersi oppure volontariamente da quelle parti. Altri dicono che siano i vichinghi discesi, ma lasciamo che l'ipotesi più razionale, che siano arrivati dal Mediterraneo provenendo dal Nord Africa, più o meno dalla Numidia. Va bene. E quindi scheletri di ominidi sono stati trovati, di ominidi di questa faccia sono stati trovati in realtà in tutta Europa, si può dire. Quindi almeno due branche, una branca che ha colonizzato, provenendo sempre dall'Indo, un'epoca di circa 11.000 anni fa, ha colonizzato tutta la Pannonia, l'Austria, la Germania, e poi fino ad arrivare alla Spagna, e un'altra chiaramente che si è diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, su tutte le coste. Tutte le coste del Mediterraneo. Alcune sono valute di più, altre meno. Quella che si è venuta in questa faccia, in questo periodo storico, di più è quella radiocratese o micenea, che ha influenzato moltissimo. Se vai al museo di Gela, qualcuno ci va, trova dei vasi che hanno delle protomi e dei disegni che rimandano sicuramente all'arte. Lui mi fa segno di sì, meno male, all'arte radiocratese. Detto che questa cosa sui popoli del mare, su cui c'è un grande dubbio, però sono un popolo interessantissimo, perché si trovava dappertutto e sapeva sicuramente muoversi via mare con grande abilità. Andiamo a vedere chi sono questi Guanches. Ne parla stranamente Giovanni Boccaccio, l'autore del Decameron, che ha scritto un De Canaris avendo avuto informazioni da un navigatore genovese, da un amico suo che era fiorentino, ma aveva navigato con un genovese che era andato alle Canarie, il quale in questo resoconto parla di questa strana popolazione. Ci sono diverse popolazioni, alcuni hanno i capelli biondi, e per l'epoca era una stranissima novità. Allora, quindi praticamente i Guanches chi erano? Ci sa solamente che avevano un'ottima organizzazione politica, avevano un capo, un mencei, un re. D'altra parte, come i micenei, avevano un re come Argo, dei nobili che facevano la corte, e un sistema di leggi, e un grande rispetto per le donne. Questo pare che sia confermato dal fatto che c'è il matriarcato a quell'epoca. Stiamo parlando di una fase in cui vige il matriarcato. Per cui il figlio è certo che appartenga alla madre, che appartenga al padre, non si sa, a quell'epoca non si poteva sapere. Si può sapere solo nel passaggio, con l'invenzione del matrimonio, che avviene in epoca patriarcale, quando dal culto della madre, della dea madre, si passa al culto del padre,
creatore dell'universo. Va bene, quindi i Guanches hanno un'ottima organizzazione politica, rispetto per le donne, e pare che la loro religione prevedesse il culto della Grande Madre. Oltre alle pitture in grotta, lì hanno lasciato graffiti che nella fase più evoluta rimanda a un codice linguistico che potrebbe essere simile al lineare A o B, che non so che cos'è, però è simile a quello minoico. E sono ancora in fase di crepitazione. Per quanto riguarda l'aspetto più strettamente antropologico, per quanto riguarda per esempio il matriarcato, come funzionava? Funzionava che c'era l'anziana del villaggio, la più saggia, che prendeva le prede di caccia e le frazionava fra tutti i cacciatori. Devo stringere? Ho finito. Posso finire? Un attimo. L'ultimo pezzettino e ho finito. Va bene, il matriarcato era sicuramente... Un'altra cosa, va bene, l'ultima cosa che volevo dire è che in questo libro c'è una grande attenzione alle acque, come lui parla, ha fatto quei due libri, tomi, erano sui naviganti dei fiumi, ritornano ancora qua con questa grande attenzione all'acqua. L'acqua, alle divinità dell'acqua, che tra l'altro sono, quando poi si passa al patriarcato, al politeismo, ci sono le naiadi, le oceanine, dappertutto, e chi più ne ha, chi più ne mette. Effettivamente le acque lustrali, le acque che salvano, che purificano, sono durate fino al battesimo. Cioè, queste ancora oggi si battesima, si utilizzano le acque con valore sacramentale. E non è questa continuità, non è una cosa brutta, anzi penso che sia una cosa apprezzabile. Questo voler inseguire i fiumi le sorgenti gli ha consentito di poter mappare il territorio con grande scrupolo. Finito. Ringraziamo il professore Rofino. Mi permetto di fare una citazione latina sulla Mater semper certa est pater nunquam. E passiamo all'intervento del professore Filippo Salvaggio, la valorizzazione del patrimonio megalitico di Barrafranca. Prego. Forse questa batteria è scarica. Se mi dai quella. Ah, che c'è, fuscia. Accesa, sì, perfetto. Vuoi l'astro? No, va bene. In sede di salotto letterario ho già presentato l'opera di... Sì, abbiamo deformazione. Ho già presentato un po' l'opera, qua il mio intervento è leggermente diverso, però vorrei partire un po' dallo stesso punto dal quale sono partito quando ho presentato. Quindi vi leggo questo testo. Allora, la distinzione principale nei poteri mentali dei due sessi è costituita dal fatto che l'uomo giunge più avanti della donna, qualunque azione intraprenda, sia che essa richieda un pensiero profondo o ragione, immaginazione o semplicemente l'uso delle mani e dei sensi. Se vi fossero due elenchi di uomini e donne che eccelsero maggiormente nella poesia, nella pittura, eccetera, eccetera, non ci potrebbe essere confronto. Quindi, al di là del femminismo, cioè, queste parole che appunto in cui si afferma, se non detto in cui si afferma, che la superiorità dell'uomo sulla donna. Se siete proprio curiosi di sapere chi l'ha scritta, queste cose, sicuramente non è Bobo Cendonze, ma affatto, però è Bobo Cendonze che riporta le parole di un certo Charles Darwin. Quindi Darwin scriveva queste cose. Darwin scriveva che l'uomo è superiore alla donna. Chiaramente noi pensiamo che Darwin sia scientifico, cioè tutto quello che ha scritto Darwin sia scientifico, rigoroso, diamo per buono tutto quello che ha scritto, ma evidentemente anche lui è fallace. Ecco, partiamo da questo discorso della fallace. Ora, il mio intervento qua riguarda la valorizzazione del nostro patrimonio.
Barra Franca storicamente non ha avuto degli scavi archeologici ufficiali, se non dei saggi, un saggio in Contradalbano, ma degli scavi archeologici ufficiali, che per tra l'altro Contradalbano è Piazza Marina, ma il nostro territorio non è proprio vergine, non è stato toccato da nessun archeologo. Questo significa che a Barra Franca non c'è nulla. Abbiamo finito il nostro intervento. Invece io ho avuto la fortuna di avere accanto Popò, gli sono stato accanto in mille escursioni che abbiamo fatto, incontrato Navolello, incontrata Torre, in tante contrade. E quello che emerge è un passato molto più ricco di quello che pensavamo. E la particolarità di questo territorio, e si sta delineando sempre più, ecco, l'orizzonte degli studi, ecco, deve andare avanti in questo verso, ed è Popò che lo ha inaugurato, si sta delineando come una storia, la nostra storia è una storia particolare, che la si sta sempre di più legando all'astronomia. In questo caso dobbiamo vedere tutto quello che troviamo nel nostro territorio Barra Franca, persino in Sicilia, dobbiamo cominciare a vedere sempre più sotto quest'ottica, sotto l'ottica dell'archeoastronomia, anche perché ci accorgiamo che quasi tutti i monumenti sono collegati a, diciamo, agli astri. Dal campanaro di Pietra Persia, che sarebbe a Grotto Olampo, dalla piramide di Pietra Persia alla piramide di Barra Franca, che è quella di contrada di Cozzo Manganaro, che è stata, abbiamo perlustrato in sede di quando avevamo l'archeoclub, insomma, quando facevamo le varie escursioni con l'archeoclub, Cozzo di Manganaro, Gazziz, insomma, ecco, viene fuori una storia da rivisitare e a livello turistico anche da sfruttare in quest'altro senso, cioè chi viene qua deve sapere che i nostri padri viaggiavano contemporaneamente con i piedi nella terra e la testa al cielo, quindi collegavano, il loro corpo collegava perfettamente il cielo e la terra, non erano così disgiunti, erano due cose proprio unite, non erano proprio così disgiunti dal cielo come siamo noi e quindi vittime di depressioni, come ha descritto sicuramente il nostro chi mi ha preceduto. E proprio vederla in questo senso, la storia, ci dà qualcosa di più. Quando siamo saliti, per esempio, con un amico sulla piramide, su questa forma piramidale che richiama quella delle Canarie, insomma, siamo saliti con questo amico che aveva da poco perso il padre. Ora qua si parla di energia pure, se è vero che le pietre hanno energie, se è vero che il nostro corpo è un continuo collegamento tra il cielo e la terra, con questo salito l'ho portato là sopra apposta, aveva perso da poco il padre, e l'espressione che ha fatto appena arrivato proprio al culmine di questa piramide la dovevate vedere, cioè si vede che c'è dell'energia. Non perché io voglio dire che appunto la storia si fa solo con il rigore scientifico, il rigore scientifico non potrà mai calcolare l'energia che c'è in tutto, mi spiego, non soltanto nelle pietre ma anche nelle cellule, questo non si potrà mai calcolare. Allora se vogliamo turismo qui, vogliamo anche pensare all'energia che può dare il nostro territorio a chi viene a visitarci, vogliamo anche fare quello che fa Bobò, anche inconsapevolmente, ma fa storytelling è l'ultima, la più in avanguardia sia a livello didattico come tecnica sia a livello turistico, una tecnica che si usa molto di più, sempre più sui social network. A proposito di social network, ce n'è uno in particolare, Easy Travel, che è una specie di Facebook del turismo, in cui si potrebbe benissimo registrare Bobò, che è proprio così con questa sì, e poi anche della semplice voce, ascoltare le storie. È vero quello che dice Bobò? Non è vero quello che dice Bobò? Beh, se ti fai queste domande sei stupido, perché sei un po' come chi è davanti a un mago, no? Sapete quando ci sono i prestigitatori, i maghi? Allora, cosa guardi tu? Il trucco o guardi la magia? Cosa guardi tu, la scienza o guardi l'energia? E mi fermo qui, grazie. Lo spento. Allora,
Ringraziamo nuovamente il professore Salvaggio con un altro applauso che racchiude anche gli interventi precedenti. Adesso passiamo all'ultimo intervento previsto, quello del dottor Salvatore Palascino, il patrimonio megalitico a Pietra Persia. Due minuti di pazienza che dobbiamo spegnere le luci per favorire la proiezione. Allora, signori, buonasera a tutti. Io mi complimento con voi per essere presenti, per aver ascoltato con attenzione quello che è stato detto. Vi porto i saluti dei periti industriali di Enna, quale presidente dell'Ordine, e ringrazio i colleghi presenti in sala. Un ringraziamento ai relatori, al professor Gentonze, perché mi ha invitato per portare qui la testimonianza di quello che è il legame tra i territori di Pietra Persia e Barra Franca. Più volte col sindaco Accardi abbiamo fatto dei passaggi su questo, non per ultimo, l'ultima storia, proprio quella della Seconda Guerra Mondiale, vide le truppe tedesche dislocate tra Pietra Persia e Barra Franca in una importantissima battaglia che poi potrebbe essere occasione di un prossimo incontro. Allora, il mio intervento, che spero di essere molto breve e sintetico, riguarda delle importanti strutture megalitiche nel territorio di Pietra Persia. Noi abbiamo presentato con Enrico Gianni Trapani, un archeologo famosissimo a Pietra Persia, in tutto il territorio della provincia di Enna, e il dottor Valletta, geologo dell'Università di Roma, un intervento sul monumento megalitico dell'insediamento preistorico di Tornabè. Andiamo avanti. Ecco, è stato presentato nel 2010 a Bologna in un congresso di geologia e turismo. Andiamo avanti. Ecco, questa è una sintesi dell'intervento. Possiamo andare avanti. Ecco, la località è quella di Tornabè. A molti suona familiare, soprattutto ovviamente a quelli di Pietra Persia. Andiamo avanti. Il contesto paesaggistico, lo vedete, è uguale a quello che abbiamo visto nelle riprese, nei filmati che il professor Gentonze ci ha fatto vedere. Questa è la veduta del sito di Tornabè dalla valle dell'Imera meridionale. Andiamo avanti. È una piccola planimetria che con una leggenda, che ovviamente non è possibile vedere dalla vostra posizione, comunque fa vedere in tutti questi puntini quante emergenze ci sono di tipo archeologico in questa zona. Io partecipai come geologo a questo progetto e abbiamo fatto una cartellonistica che illustrava tutte le emergenze archeologiche, naturalistiche e geologiche. Andiamo avanti. Sempre la stessa dislocazione di importanti emergenze archeologiche nel territorio più vasto di Pietra Persia. Andiamo avanti. Sempre una vista di Tornabè dalla valle dell'Imera. Andiamo avanti. Ecco, questi sono alcuni esempi di ingressi nella parte alta, che è cosiddetta, vedete in basso a destra, la porta che collega la collina alla sottostante sella. Andiamo avanti. Ecco, questi sono alcuni scavi fatti e diretti da Enrico Gianni Trapani, da me individuate queste opere con l'ausilio del georadar. Il georadar è stata un'invenzione eccezionale per gli archeologi, perché ha consentito di individuare e di leggere un po' come si fanno le radiografie nel corpo umano, ovviamente molto più definite nel corpo umano, di leggere il sottosuolo, ovviamente in profondità diciamo non eccessive. Guardate le emergenze che ci sono nella zona di Tornabè. Quella è una cisterna a campana e una scala intagliata in un banco di roccia che resiste ancora in maniera eccezionale al passaggio del tempo. Andiamo avanti. Ecco la sella che avevamo visto poco fa di accesso alla collina settentrionale. Andiamo avanti. Queste sono alcune tombe a forno dell'età del rame finale. Andiamo avanti, sempre nella zona. La vista dall'alto di quella capanna che Gianni Trapani ha diciamo esplorato. Il punto di vista da dove è stata scattata la fotografia vi prego di tenerla a mente per un altro mio passaggio che ci sarà adesso in un'altra diapositiva. Questi sono proprio gli scavi all'interno della capanna con tutto quello che era stato trovato. È una capanna che non venne
abbandonata di fretta e furia, come poteva succedere quando c'era un attacco, diciamo, di popolazioni nemiche. Questa venne abbandonata perché non più utilizzata, quindi quello che rimase dentro era ben poca cosa. Andiamo avanti. Il vasellame che è stato trovato dentro. Andiamo avanti. Eccoci. E questo passaggio con questo masso, che apparentemente sembra una pietra buttata là, come se nulla fosse, agli occhi del geologo, che ero io in quel caso, ha avuto un segnale di novità, perché si tratta di un masso calcareo al di sopra di un bancone di gessi. In geologia è esattamente il contrario alla stratificazione. Quindi quel masso venne messo lì da qualcuno e da lì iniziò una collaborazione con gli archeologi. Perché qualcuno decise di portare lì quel masso? E quindi l'affiancamento al menhir in una posizione, guardate il panorama sulla Valle del Salso, eccezionale. Questo masso messo all'impiedi poteva avere un significato. Andiamo avanti, da un'altra angolazione, andiamo sempre avanti, si vede il gesso. Ecco qui, questa è una facciata del masso che è caduto e che si è danneggiato, apparentemente che non ha nessun significato. Però se andiamo avanti nella prossima diapositiva, ecco, si vede un po' quella che è la forma del fondo di una bottiglia. Cioè c'è questa incisione, magari nella diapositiva non si vede bene, ma in realtà è ben visibile. Anzi, vi invito ad andare attorno a me a vedere questo masso. Andiamo avanti. E le tre pietre hanno delle facciate che si uniscono tra di loro, cioè proprio embriciate. Questo era quel segno che vi avevo fatto vedere poco fa. Andiamo avanti, guardate come la separazione spesso si legge benissimo. Andiamo avanti, ecco la linea di frattura. E questa è la stessa diapositiva che abbiamo già visto, dobbiamo andare avanti. Ecco, ci fermiamo in questa diapositiva per un attimo. Ci fermiamo qui perché questa è una scoperta del professore Gendonze fatta a Pietra Persia, che ci ha dato la visibilità dopo questa scoperta veramente a livello nazionale. La persona che vedete lì è il professor Maurici, Sebastiano Maurici, invitato dal professore Gendonze a valutare quella che era una sua idea, che apparentemente sembrava un'idea fantascientifica. Arriva Maurici un po' così, dubbio, giusto? Ci ricordiamo bene quella visita. Appena entrò con la bussola, il caschetto dentro la grotta, ebbe un attimo, io lo accompagnavo, un attimo di euforia. Telefonò proprio davanti a me a Sebastiano Tufa, dicendo per quello, il compianto Sebastiano Tufa, dicendo quello che aveva scoperto. Dice: questa è sicuramente una cavità solstiziale. Diede subito ragione al professore Gendonza. Andiamo avanti. Ecco qua. Guardate questa immagine come è incredibile. Questo veramente un applauso di cuore al professore Gendonze. C'eravamo stati tutti in questi luoghi per anni, per escursione, ma nessuno aveva intuito che potesse essere una grotta solstiziale. E questa è una fotografia scattata intorno alle 6:30, 7 del 21 giugno, quindi è un fenomeno che si ripete ogni anno in quella data e in quell'ora. Vi invito a essere presenti per il prossimo 21 giugno a osservare questo fenomeno, è veramente impressionante. Il sole si allinea, entra dentro la grotta e colpisce un punto del suolo dove in questo momento si trova l'operatore che ha fatto la fotografia, con un effetto incredibile. Questo si verifica soltanto il 21 di giugno, quindi per il solstizio d'estate. Andiamo avanti. Noi abbiamo presentato questa scoperta del professore l'anno scorso con questo convegno. Rifaremo il 21 giugno un altro convegno a Pietra Persia dove parleremo di nuovo di nuove scoperte fatte in quell'occasione. Andiamo avanti. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo noi il dottor Palascino. Le immagini che hanno concluso gli interventi, sicuramente oltre alle parole pronunciate dagli esimi relatori, ci rimarranno
impresse e magari saranno spunti di riflessioni per vivere al meglio il nostro territorio e ciò che ci circonda. Io vorrei evidenziare che ci troviamo già in un posto, il Pala Giovani, che non avrà la storia e non ce l'ha la storia che abbiamo sentito durante il seminario, il convegno, ma che ha comunque la sua storia perché è fatta delle persone che hanno voluto riportarlo alla vita e quindi viviamo il nostro territorio. Questo è il mio messaggio. Ringraziamo ancora tutti i relatori che ci hanno allietato, che ci hanno informato, che ci hanno istruito e ci hanno presentato ottimamente quello che è il lavoro del professore Liborio Centonza, al quale restituisco la parola. Non vi preoccupate, è la parola finale. E infatti siamo alla fine del convegno, devo ringraziare voi per la vostra pazienza, non tanto noi che siamo un po' abituati a ripescare in un mondo così complesso, ma è un mondo complesso. Io mi auguro che possiate voi riposare quindi mentalmente e avvicinarvi non solo nel passato o nel presente, ma nel tempo. Ricordatevi Immanuel Kant: la più grande conquista dell'uomo non è stata la ruota o altro, è stata la conquista dello spazio e del tempo. E lo spazio è il tempo che ci consente di conoscere il prima, il dopo e il quando. Per cui, per riposare ancora meglio, io ho preso alcuni, c'è un po' di salatini o altri, questa è una cultura gastrica. Se l'accettate, è pochino anche perché... Un attimo di pazienza. Vi prego di passare, però gentilmente, se ci tenete ad incentivare la cultura anche dai libri, perché la cultura si fa soprattutto scrivendo e si scrive su carta normale e non igienica. Arrivederci. Un ulteriore attimo di bontà, io invito la professoressa Edwige Terranova, presidentessa del Circolo di Cultura, che ha collaborato, a dire due parole di saluto, anche perché siamo noi, le organizzazioni, le associazioni che facciamo vivere anche questi luoghi. E ringrazierei e accoglierei anche qui, assieme ai relatori, il primo cittadino del paese di Barafranca. Sì, stavo... Se puoi invitare Monte. Certo, stavo proseguendo. Ho bisogno di suggerimenti perché io sono prestata a questo paese essendo cresciuta a Catania, ma della mia storia personale non importa. Lo dico solo per scusarmi di qualche imprecisione. Accogliamo invece quassù anche il rappresentante dell'UCIM e la professoressa Gina Patti e il signor Munda, che ha collaborato alla realizzazione del video. E io inviterei anche, se ancora presente in sala, l'ingegnere Messina dell'Ecomuseo. No, è andato via. Professoressa Gina Patti. Edwige, sali. Prego. Due parole veramente velocissime. Ringraziamo voi per accogliere i nostri inviti culturali, visto che a Barrafranca facciamo altro in genere di molto più folcloristico. Questo è un viaggio che è iniziato un paio d'anni fa. Abbiamo fatto un seminario con la professoressa Gina Patti, la Prologo, il Comune, Sedie Volanti, riguardo agli studi del professore Centonze. L'anno scorso siamo stati presenti pure a Pietraperzia con molto piacere e anche quest'anno continuano questi studi e continuiamo ad erudirci con molto piacere. Vi ringrazio veramente a tutti. No, la professoressa
io per un saluto e per un ringraziamento ai relatori, veramente ci hanno dato delle bellissime suggestioni sul nostro territorio, che va salvaguardato, sicuramente va censito e va posto sotto tutela tutto quello che sono i beni storici, monumentali, ma anche la nostra memoria. E mi è venuto in mente qualche settimana fa, quando abbiamo avuto la visita del poeta e paesologo Franco Arminio, che ha proprio raccontato come l'importanza della memoria, che oggi sta diventando quasi una retorica. Parliamo sempre di memoria, però poi alla fine trattiamo male un po' il nostro territorio e la nostra memoria. Io dico, va salvaguardata, non tanto perché tante volte poniamo l'accento sugli aspetti di natura sempre economica, quindi il territorio, questi beni vanno salvaguardati perché possono essere, sono risorse, perché possiamo sviluppare il turismo. Io ritengo che vanno salvaguardate al di là di questo, vanno salvaguardate perché sono la nostra storia, sono quello che più di intimo abbiamo noi stessi. È un po' come quando ereditiamo qualcosa dai nostri nonni, no? I nostri nonni spesso io li ho persi da bambino, però vedo cosa fa mio papà con i nipoti, facciamo i libretti postali, diamo i soldini, così. Però alla fine il legame che i nostri figli hanno con i nonni non sono tanto quelli di lì, sono magari con quel paio di orecchine di latta della nostra bisnonna, che valgono probabilmente per gli altri valgono poco, ma c'è quel legame affettivo che per noi diventa quasi inestimabile. Ecco perché dico, ritengo che sia importante salvaguardare il nostro territorio, questi beni. E io ringrazio Bobo Centonze. Devo dire una cosa: qualche mese fa Bobo mi disse, io con Barra Franca non voglio avere a che fare perché sono stato trattato male dai barresi e dalle amministrazioni. E io dico, gliene davo atto, perché tutte queste ricerche, questo impegno, alla fine nasconde anche un profondo amore per il nostro territorio. E quando ci lamentiamo che i ragazzi vanno via, è perché proprio stanno perdendo questo amore per il nostro territorio, e lo possono acquisire esclusivamente attraverso il vissuto che ognuno di noi ha sul proprio territorio. Se i nostri ragazzi, i nostri giovani non vivono il territorio, e quindi l'esortazione anche alle scuole, gli insegnanti, c'è pure il dirigente scolastico che è qui a Leo, quindi se noi non facciamo vivere questo territorio ai nostri ragazzi, mancheranno di quel legame autentico dell'amore per il proprio territorio, e quando saranno grandi andranno via, perché quel territorio diventerà quel non luogo che un noto sociologo racconta per quanto riguarda i centri commerciali e gli outlet village, che sono non luoghi, ma per i nostri figli stanno diventando dei luoghi, mentre diventano non luogo i nostri luoghi. Poi semplicemente un virgolettato per quanto riguarda Darwin, lì entro nel mio campo, io sono un naturalista biologo, quindi, ma quando Darwin, su quello che ha scritto nel libro, fa riferimento al fatto, quindi sul parità di genere, dobbiamo capire che, dottore Coriani sicuramente mi darà ragione, che ha parlato della fecondazione, di quello che è lo spermatozoo, di quello che è la cellula uovo. Per Darwin, per le conoscenze che c'erano allora, dentro lo spermatozoo c'era l'homunculus, c'è l'uomo precostituito, quindi la donna era semplicemente l'alcova dove poi andava a crescere questo nuovo individuo, mentre oggi sappiamo che è ben altro, anzi probabilmente dal punto di vista genetico la donna dà più rispetto all'uomo, perché oltre al patrimonio genetico cromosomico c'è tutto quel DNA citoplasmatico che ereditiamo dalla mamma. Quindi voi donne date una marcia in più anche ai nostri figli. Detto questo, vi saluto, grazie ancora. Bobo, noi ci siamo sempre, continuiamo, dobbiamo dare valore a quello che fate voi. Grazie. Volevo ringraziare il professore Centonze per averci invitato ad assistere a questo meraviglioso convegno. E noi, in qualità di UCIM, siamo presenti per consegnare gli attestati di partecipazione a tutti gli insegnanti. Sono state già compilate e verranno consegnate. Grazie ancora a tutti i relatori e in particolare al professore Centonze, che ci coinvolge sempre in queste meravigliose manifestazioni.